Ciao a tutti da The Ranger, benvenuti a un nuovo episodio delle Super Robots Reviews. In questo episodio andiamo a fare l'unboxing in kit della linea 30 Minutes Mission. Oggi andiamo a fare l'unboxing dell'Esposito X. Ebbene sì, ho deciso di portarvi l'unboxing anche dell'Esposito X, sebbene ho fatto anche quello che del B, però per un semplice motivo in pratica, perché sapete cosa? Quando ho fatto l'unboxing del B in pratica, sì, era carino, però ho notato che c'è anche una bella differenza in pratica, dico, quando ho comprato anche questo kit qua in pratica, quindi per questo motivo qui ho voluto fare un po' i suo unboxing, perché va anche un po' di armi in pratica e non è proprio lo stesso modello, quindi per questo motivo qua in pratica. E vi dico anche una cosa, secondo me c'è delle parti ancora più belle in pratica dell'Esposito in pratica, quindi io metto sì una eroe in pratica per un personale, perché in passato avevo un po' favorito un po' il B invece dell'X in pratica, mentre questo qui mi sembra ancora meglio in pratica. E poi vedremo un po' per bene un po' durante la review. E poi dico già che alla fine review, ai saluti finali, vi farò anche una piccolissima sorpresa che non posso farvi vedere qui per vari motivi personali, tutto qua. Ma comunque sia, procediamo subito analizzando la scatola. Allora, qui sopra troviamo il logo della linea 30 Minutes Missions, per cui troviamo in pratica sullo sfondo di questa box set qui due immagini veramente molto interessanti, o meglio in pratica, o meglio dell'Esposito X, esposto per bene così in questo front view, diciamo, e qui trasformato. Ci sono altri modelli qui in volo in pratica, l'Esposito X con delle parti in pratica che del jet in pratica, che è veramente molto bellissimo, che è un peccato che non ho quello grigio da dannazione in pratica, perché sarebbe stata una figata da esporre. Poi qui lo troviamo anche qui una mini posetta qui in action qui sopra in pratica, molto più piccolina in pratica. Poi qui troviamo in pratica qui il nome in pratica dell'Esposito X, poi in pratica qui logo in blu Bandai e poi qui la data di fabbricazione, che è Bandai Spirit 2021 made in Japan. Nel primo lato troviamo questa cosa qui action simpatica che ci indica i vari movimenti di articolazione che fa questo buon kit qua in pratica. Per cui troviamo alcune informazioni, alcune belle pose in pratica sulla sua modalità normal mode in pratica, ma alcune informazioni anche sulle sue piccolissime armi. E poi qui trasformata la sua modalità flight mode o wave rider in pratica. E poi qui troviamo anche altre immagini in pratica del customize in pratica, che se compriamo anche l'air fighter versione che giochi io da nazione devo prendere in pratica. Otteniamo questo fantastico ibrido che da nazione devo avere anch'io, che mi pare veramente fichissimo. Nei due lati corti qui, e qui troviamo l'immagine di stretto che troviamo sulla box art qui, con vabbè il logo in blu Bandai, la scritta Esposito X, il logo 30 Minutes Missions e il nome progressivo 41, che ci indica che questo è il 41esimo kit dato dalla linea dei 30 Minutes Missions. Nell'altro lato lungo qui troviamo questo mini QR code che scansionandolo ci manda direttamente al sito web. Poi qui troviamo in pratica il front view e il rear view e anche il front view e il rear view della modalità flight mode, che è veramente molto figa, forse anche di più anche di quella dell'Esposito X. Tutto qua, più anche l'informazione sull'assembly, che facile da assemblare, che non richiede colla o roba del genere, solamente le pinzette, tutto qua in pratica. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qua vediamo per bene cosa c'è da scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione come sempre posizionato di sopra, poi troviamo ben tre pacchetti rumorosi. Allora, ecco il primo con la parte multicolor, una in grigia, i polyclaps, secondo pacchetto con altre parti in grigio, due, e una bianca, terzo pacchetto con altre due parti in grigio. Bene, adesso vediamo poi bene più nei dettagli tutte le rana di questo modello. La prima rana, o sarebbe meglio dire le prime due rana, sono rispettivamente la rana A4 e la rana A3 in pratica. Allora, questa qui l'avevo già messa via fin da subitissimo, la rana A4, e concentriamoci su questa qui, che diciamo è la piccolissima rana multicolor. Allora, qui troviamo in pratica le parti qui per il mini vetrino in pratica, poi qui troviamo rispettivamente alcune parti per il busto, per le parti dei piedi, poi troviamo una piccolissima parte per il fucile e anche un pezzo qui che serve anche per la trasformazione in pratica, per agganciare per bene le parti. Mentre sicuramente nella run A4 che abbiamo appena visto in pratica, come che non vi ho fatto vedere, scusatemi, qui abbiamo semplicemente delle piccole parti per il busto, queste tre qui in pratica, qui per il piede e nulla di più. La rana B, questa rana che contiene praticamente i pezzi di articolazione, che semplicemente è un riciclo in pratica, che dai classici alto e dai porta nova, tutto qua in pratica, che non c'è nulla di che soffermarsi, cioè mi sono soffermato già in passato su questo tipo qui di rana, che vabbè, continuano come sempre a riutilizzare. Ci sono la rana C1 e la rana C3, allora questa che mettiamo già fin da subitissimo via. Allora qui ci sono le parti per le braccia, come potete notare qui ci sono anche le parti per le spalle in pratica.
ginocchia. C'è un'altra parte dei piedi, che è un po' strano perché la maggiore sta bene, ma magari mi sono fatto un po' di confusione. Nel caso sarò bene contento un po' di smentire la review per i miei piccoli sbagli. E poi non di più quelle parti per il busto, anche per la testa, anche queste molto ben dettagliate con buona panel lines. Ci sono le vanna C5 e la vanna C4. Allora mettiamo fin da subitissimo via la C5, scusatemi, dove qui troviamo in pratica, allora qui le parti per lo scudo, in pratica, come potete ben notare, e altre parti che dovrebbero essere rispettivamente per le gambe. E anche qui per alcuni mini piccolissimi boost, mentre semplicemente nella C5 troviamo semplicemente queste parti qui senza le parti dello scudo, tutto qua. Ci sono anche i polyclips, che sono questi qui, i PC7, classici polyclips asferici, si vanno a inserire per alcune parti delle articolazioni. Non è nulla di che su questo fermarsi. Abbiamo come sempre una rapida analisi manuale di istruzioni di questo modello. Allora, qui sopra troviamo in pratica l'immagine che troviamo sulla box, stavolta fatta un po' meglio a colore, in pratica con i vari modelli esposti, anche con la storia in pratica dell'esposito, sito in generale dell'esposito X, con alcuni sottotitoli in inglese, che se volete leggere vi do una pausa adesso perché non ve le vado a leggere. Poi qui troviamo altre informazioni sulla storia dei 30 minutes missions e anche un po' su vari tipi di flight mode o di flight type, scusatemi, che visto che ce n'è un altro che devo anche compare, questo qui in pratica bianco arancio, molto bello in pratica, e anche sul questo qua in pratica. Poi troviamo anche un'altra formazione, un'altra bella immagine, diciamo figa, sull'esposito X, esposto urban, così in pratica davvero che niente male. Mentre poi aprendo questa mini parte qui troviamo in pratica, esplorando quelle parti del manuale di istruzione, qui troviamo alcune informazioni in pratica su come può venire un po' la sua trasformazione, molto bella in pratica, e su come può venire anche combinando per bene le parti. Mentre poi aprendo per bene il manuale di istruzione così in questo metodo qui troviamo in pratica queste due pagine a colore, una lista con tutte le vanne per questo modello e un consiglio sul montaggio, in pratica su come è importante andare per bene pulire tutte le parti. Poi troviamo successivamente le istruzioni progressive che partono qua in pratica da assemblare la testa e le parti per il busto, e poi si vanno a concludere accendendo un po' le braccia e le gambe, e poi a trasformarlo definitivamente in questo metodo. Qui l'unica nota negativa del manuale, che secondo me è un peccato che non abbiamo fatto interamente a colori, che secondo me poteva starci veramente molto bene, poteva essere anche un po' detto per i modellisti anche principianti. Bene, direi che con questo unboxing si conclude qui. Adesso mi sta che assemblare il modello, poi successivamente nella review far vedere quale sarà il risultato finale, mentre montiamo come sempre con il montaggio a dettagli, facendo per bene la panel lines e poi andare per bene tutte le parti, e vediamo poi per bene il risultato finale che ne tira fuori, che secondo me sarà veramente bellissimo. E tra l'altro, prima di concludere, facendo anche un attimo la mia sorpresa che mi ha promesso un pochino all'inizio, che ho comprato assieme a questo modello qui, che tadan, eccolo qua, le Customized Weapon Fantasy Weapon, che sono veramente una figate, secondo me sono fra le armi più belle in assoluto, abbiamo visto nella serie 30 minutes mission, sono davvero molto belle in pratica, anche molto tamare, con questa cosa qui che sembra il Gundam Hammer in pratica, che in pratica è davvero molto bella in pratica, hanno preso veramente un bel po' di parti dello stile, e sono davvero molto belle. Poi senza contare che poi hanno messo tantissime parti buone come un bel fucile e tanti altri tipi, questo supermattello qui che mi ricorda uno che si vedeva in Resident Evil Village, in pratica quello cos'era, Carl Heisenberg se non erro, in pratica, che è comunque se non è per nulla malaccio. In caso comunque porto anche una riba anche per questa cosa qui in pratica, magari mettendo come sicuramente seconda parte o terza parte di review per l'esposito X, vedo poi bene un attimino un po' di organizzare, vi prometto che porto il suo unboxing in ogni caso. E comunque sì, con questo siamo davvero alla fine, io vi ringrazio anche sempre per aver guardato questo mio episodio di delle Super Robots Reviews, e vi nuovo come sempre mi saluto, invito a meglio di quello che se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, e farmi una piccola condivisione comunque voi vogliate, in modo da aiutare che esce la vista del mio canale. In descrizione trovate il link alla pagina Facebook, mi raccomando visitate, dovete foto whip di tutti i miei modelli, tutta sul mio canale, e anche tutti i whip di montaggio quando fai per il mio fantastico esposito X, e anche tutte le posi che andrò a fare, e anche tutte le novità che comunico anche sul mio canale. E se non ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, ma non perdete tutti i miei sui miei prossimi futuri video che andrò a fare sul mio canale, che avrete portato tantissimi in un break settimanale.
dalle Gunplay Reviews, Super Robots Reviews, Transformers Reviews, Super Heroes Reviews e Tybox Reviews, tante mini vecchie interessanti, dove ci sono tante cose interessanti e non solo altro, anche tante mini che molto interessanti per collezionisti. Bene, direi con questo è proprio tutto, noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per aver guardato, noi ci vediamo al prossimo video, un ciao da me e dall'unboxing dell'Esposito X e anche del suo Customized Weapons, e noi ci vediamo al prossimo video, e ciao ragazzi!